Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella prima puntata della serie sulla Land of Italy di Farming Simulator 2013. Eccomi qui, avevo praticamente già fatto il video dove annunciavo l'inizio di questa nuova serie sul vecchio Farming Simulator 2013, ovviamente nella Land of Italy. In questa prima puntata andremo a fare i primi acquisti, mi serve praticamente un trattore, un cassone e una trebbia per iniziare, visto che nelle prime puntate praticamente andremo a trebbiare e basta, penso. Dopo in futuro ovviamente compreremo una seminatrice, un erpice e quant'altro. Ora vi faccio vedere quelle mod che ho aggiunto praticamente e cosa voglio comprare. Allora, praticamente come trattore direi di iniziare subito dal Same Laser 150, che costa solo 15.500 euro, quindi lo compriamo subito. Poi andiamo a prendere la meditrebbia, io direi di andare subito su una bellissima M400 che costa solo 10.000 euro, non so neanche perché costa così poco. E praticamente la Cressone costa il doppio della trebbia, quindi pensate voi. Comunque la compro subito, così iniziamo a trebbiare per bene. E la Cressone prendo quella rossa. Sì, c'è anche quella gialla, ma io prendo quella rossa. Anche se la gialla mi sembra che è un po' più grande, boh. Mi sa un po' più grande, non lo so, vabbè. Comunque, come cassone volevo prendere, volevo appunto metterci una mod, solo che non ne ho trovate. Volevo prendere il Bicchi, ma è troppo piccolo per il Same, quindi... No, prendiamo un cassone originale, tanto dopo appena ne trovo uno lo cambio e via. Ok, volevo prendere questo qui, che costa 30.000 euro, è un bel cassoncino, come vedete, quindi lo compriamo subito. E andiamo a ritirare appunto i mezzi dal negozio. Ecco qui, eccoli qui ragazzi. Dopo tanto tempo rigioco a Farming Simulator 2013, quindi se qualcosa non me lo ricordo, capitemi. Vediamo un po', accendiamo un attimo con Y. Intanto attivo Yad, 2 secondi, attiviamo Yad. Ok. Allora, vediamo un po' come funziona. Come si tolgono dietro le frecce. Boh, non so. Aspettate che guardo un attimo con i pulsanti, perché la schermata aiuto non dice nulla. Vabbè, comunque eccolo qui. Adesso attacchiamo il Same al crampe e dopo praticamente prendo la M400 e vado a trebbiare subito. Da questa puntata inizio subito a trebbiare e via. Vediamo un po'. Ok, agganciamoci. Devo un attimo vedere che campo trebbiare. Pensavo di iniziare subito con la colza, il campo vicino casa. Comunque ce ne sono molti campi da trebbiare e se non sbaglio sono già tutti acquistati, quindi non c'è da comprare nulla. Ok, lascio un attimo il Same qui. Aspettate che spengo il motore. Ok. E prendiamo la M400. Eccola qui, la bellissima, la verde. Attacchiamo la balla a Cressoni. Attacchiamo e poi la portiamo subito a casa. Andiamo subito a trebbiare. E va bene. Andiamo un po' agli interni. Si vede un pochettino scuro dagli interni. Va bene. Andiamo a casa. Vai. Oh, non si apre. Sì, si apre. E vabbè dai, comunque poi voi potrete darmi consigli nei commenti. Potrete consigliarmi le mod appunto da scaricare. Qui ci sono le macchine che corrono, quindi devo stare un pochettino attento. Allora, praticamente per andare a vedere la mappa devo pigiare I e per ingrandirla 9. Ok. Vorrei andare a casa, quindi casa dovrebbe stare. Aspettate che vedo un attimo, Eccola lì, sta qua accanto casa praticamente. Sta dietro. Ok, adesso vado a casa. Si sto passando per il mais, scusate. Non me ne sono accorto. Povero mais. Adesso andiamo a casa e inizio a trebbiare. Se non sbaglio c'era un campo di colza, che dovrebbe essere il campo numero 4. Bello grande. Eccolo qui. Come potete vedere. Intanto tolgo. Ecco, tolgo questo, la schermata. Eccolo qui, questo dovrebbe essere colza. Dovrebbe essere, sì, colza. No, questa è colza, ok. Quindi partiamo a trebbiare subito questo campo. Parto da dietro. Vado qua dietro un attimo. Che mi... Ok. Ok, distendiamo la trebbia. Vediamo un po' com'era. No, allora, la barra l'ho distesa. La trebbia no, si può, si dovrebbe aprire, no, sopra no, si dovrebbe aprire. Allora attiviamo intanto la trincia. Ok, abbassiamo la trincia.
Poi velocità battitore, boh, non so neanche come si. Ok, prendi, per aprire il contenitore cereali dobbiamo pigiare 0, quindi. No, che cavolo è successo? Boh. 0. No. 0. Eccolo qui. Oh, partiamo. Potrebbe essere tutto così, va bene. Tanto qui vado così, va bene. Dovrebbe andare benissimo. Ora mi regolo anche con la velocità. E ci facciamo sta bella trebbiatura. Ok, troppo veloce, troppo veloce. No, no, non va bene così. Ora regolo un attimo la velocità. Ok, vediamo un po' quanto stiamo andando. 5 km orari, un pochettino di più, facciamo 7. Ok, facciamo così. 6, 7, 7, 8. Va bene. Forse un po' meno, dai. Facciamo su 5, 6. Boh, vabbè. Mi regolo un po' io. Ed eccomi qui ragazzi. Allora, praticamente adesso qui trebbiamo sto campo. Dopo ci sono un bel po' di campi da trebbiare. Comunque ci sono anche girasoli, visto che la mappa è multifruit. Ma girasoli, mais, li trebbieremo appunto in futuro. Anche perché devo trovare una barra per il mais. Perché no, perché ho solo la cressoni, che è per appunto cereali tipo frumento, orzo e colza. E niente, quindi devo trovare una barra per il mais. Se qualcuno di voi sa appunto che barra posso usare appunto per l'M400, me lo dica nei commenti. Così la scarico nella prossima puntata, già la compro. O se no comunque mi arrangio, la vado a cercare, che ne so, su Modoster, su qualche sito del genere. Tanto ce ne sono molte di mod anche per il 13. E vabbè. Poi la mappa è more realistic, perché praticamente non sono riuscito a scaricare la versione normale. Ma comunque dovrebbe essere praticamente uguale, tanto. Cioè non dovrebbe cambiare nulla praticamente. Per ora nessun problema, quindi tengo la more realistic e vabbè, va benissimo. Intanto disattivo gli HUD che danno un po' fastidio. Ok. Lì c'è un bel campo di mais, come vedete, che voglio trebbiare nella prossima puntata. Quindi devo appunto trovare sta barra di mais, la mais. Io vabbè, dai, adesso vado un attimo avanti e vabbè, velocizzo un pochettino il video, tanto qui vado avanti un po' da solo, se no ci metto troppo. E ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, sto qui, sto continuando, sono andato avanti off camera e comunque devo dire che a distanza di anni ci si gioca ancora benissimo, veramente. Vabbè, è vero che comunque di differenze ce ne sono tantissime dal 13 al 17, soprattutto per la grafica, però comunque a distanza di anni è perfettamente giocabile, grazie soprattutto alle mod e alla Land of Italy, che è stupenda a dir poco. Niente, qui sto continuando, manca poco praticamente. La trebbia ancora non si è mai riempita, pensate un po', sta al 98% e ho fatto quasi un campo intero. È ovvio che comunque il campo non è concimato, altrimenti si sarebbe già riempita da un pezzo. Vedete, fra poco porto il same in campo. Magari sapete che faccio? Adesso faccio così, guardate. Qui metto l'operaio. Ok. Aspettate che imposto per bene. A volte sbaglio con i comandi, scusate, ma non mi ricordo un granché. Ok. Qui metto l'operaio e andiamo a prendere il same. Ok, accendiamolo con la Y. Ok, no, non è partito. Ok, vediamo un po'. Non ho ancora capito come si tolgono le frecce dietro. Boh, vabbè, non lo so. Lasciamo perdere. Ok, andiamo in campo. Eccolo qui. Molto bello questo same. E vabbè,
Passiamo per questa stradina e andiamo in campo. Vediamo un po' se i lampeggianti si funzionano. Ok, adesso li spengo che non servono. Vediamo un po' quanti chilometri orari riesce a fare. 42 chilometri orari, benissimo. Come tira, veramente tira molto, eh. Ok, devo andare qui e poi entro in campo. Poi ragazzi, sì, vabbè, come nella serie old stream, io leggerò sempre i commenti, quindi se voi mi commentate, mi lasciate consigli, io li leggerò sempre. Quindi ovviamente, so, i commenti di questa puntata li leggo nella prossima puntata, appunto, e rispondo direttamente nel video. Ok, vediamo un po', mettiamoci sotto e scarichiamo. Ok, oddio, lo scarico non è un granché, eh. Lo scarico, dico, della trebbia. Vabbè, pazienza. Ok, qui ho anche la player camera, come vedete. Così posso. Vabbè, qui spengo il motore intanto, va. Se no si consuma e basta. Ok, fatto. Qui l'operaio è andato avanti praticamente. Oh, ok. Ma sì, direi di lasciar fare all'operaio. No, vabbè, finisco io il campo, tanto manca pochissimo. Andiamo un po' qui, distendiamo. Richiudiamo il condotto. Beh, aumento un po' la velocità. E via. Poi vediamo un po' un attimo. Dopo, appena finito questo campo, volevo praticamente erpicare. Solo che non ho l'erpice, quindi è un po' un problema. Se qualcuno di voi sa che erpice potrei... scusate, che cavolo dico. Comunque... No, scusate. Ho aggiunto il maschio falco 4600, me l'ero scordato. Quindi sicuramente nella prossima puntata comprerò quello, perché mi serve assolutamente un erpice. Sta puntata direi ormai fa niente. Prossima puntata compriamo il maschio falco 4600, così sono a posto. Vediamo un po'. No, come si fa per vedere i campi? Questi, eccoli qui. Qui si va. Allora, frumento, ci sono questi due campi. Questi due campi, quindi non so neanche i numeri, che ora arriverò a vedere. Abbiamo orzo, un bel po' di campi. No, beh, i campi ce ne sono tantissimi. Cosa? Solo il campo che ho praticamente trebbiato adesso. Quindi abbiamo un po' di campi di frumento e orzo. Orzo un bel po' ne abbiamo. Comunque ragazzi, io direi che per questo primo episodio è tutto. Poi ditemi voi se vi piace anche la durata. Magari fatemi sapere. Lasciatemi consigli su nuovi modi da aggiungere, su cosa comprare, su cosa fare. Magari dopo mi dite pure come volete i video, se più lunghi, se più corti, eccetera eccetera. Comunque come prima puntata direi che va più che bene. Poi vedremo. Ora io porto a casa appunto la M400 e il Same. E poi vedo cosa fare. Quindi noi ci vediamo con il prossimo video, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi per rimanere aggiornati e direi basta. E ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!